Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre Giulio Muscoli a vita. Ancora una volta sto indossando la maglietta Performance. Nell'ultimo video molti di voi l'hanno acquistata, quindi vi ringrazio tantissimo. Per chi volesse ho esteso lo sconto, quindi se ne volete una andatevela a prendere. Se vi piace questo video ragazzi vi prego di lasciarci un like, di condividerlo, perché veramente penso possa aiutare un sacco di lifter, soprattutto ai primi passi. Quindi se volete aiutare della gente a non perdere, come ho fatto io, come abbiamo fatto in tanti di noi, quei 2-3 anni, vi prego di lasciarci un like e di condividerlo se volete. Detto questo, iniziamo subito col video. Oggi parliamo di volume, uno degli aspetti fondamentali della crescita muscolare e ritenuto da molti il fattore principale per l'ipertrofia. Qual è il volume ottimale per crescere? C'è il rischio di fare troppo volume in palestra? Che cosa ci dice la scienza? Voglio iniziare il discorso volume in modo semplice riportando la ricerca scientifica di Dr. Eric Helms e le sue raccomandazioni per il natural bodybuilding. In questo articolo ci dà un'indicazione generale dicendo che dovremmo provare a colpire dalle 40 alle 70 ripetizioni per gruppo muscolare 2-3 volte a settimana. Facendo i calcoli questo equivale ad un volume che va dalle 80 alle 210 ripetizioni per gruppo muscolare a settimana. Ovviamente un intervallo che è molto largo e ovviamente da non prendere in bianco e nero. Non è che se fate 79 ripetizioni o 211 ripetizioni non crescete, ma questa è semplicemente una media scientifica dei soggetti che sono stati sottoposti ai protocolli di allenamento per questo studio scientifico. Assumiamo che si fanno 10 ripetizioni a serie, la ricerca di Dr. Eric Helms consiglierebbe dalle 8 alle 21 serie per gruppo muscolare a settimana. E fin qui va bene. Ma come facciamo a sapere qual è il volume ottimale per noi individui e non solo una raccomandazione generale? Ed il volume ottimale cambia a seconda del gruppo muscolare? Passiamo quindi alla grafica del dottor Brad Schoenfeld, ritratta dal suo libro Science and Development of Muscle Hypertrophy. All'interno ci spiega che il volume ottimale per un lifter naturale è diverso per tutti, ma che per tutti segue la seguente parabola. Sull'asse verticale troviamo l'ipertrofia muscolare, mentre sull'asse orizzontale parliamo di volume. In basso a sinistra, quindi, se il volume è troppo basso, lo stimolo sarà troppo poco per provocare anche solo un minimo di ipertrofia muscolare. A mano che il volume aumenta, arriviamo alla soglia minima per causare l'ipertrofia muscolare e per stimolare dunque i muscoli a crescere. A mano che il volume aumenta, anche l'ipertrofia muscolare aumenta, quindi, fino ad un certo punto, aumentare questo volume equivale a maggiori gains in termini di massa muscolare. Fino ad un punto massimo, però. Questo, secondo Dr. Schoenfeld, è il volume ottimale. Se continuiamo ad aumentare il volume oltre questo punto, iniziamo ad avere dei problemi col recupero e di conseguenza, se continuiamo ad allenarci sempre con più volume, riusciamo a recuperare sempre di meno e diminuiamo dunque l'ipertrofia muscolare. Questo si chiama anche overtraining, ovvero stai sottoponendo il tuo corpo a troppo stress da cui non riesci a riprendersi e di conseguenza invece di migliorare peggiori. Quindi effettivamente fare di più e fare più volume non vuol dire crescere di più. Dobbiamo trovare il volume ottimale per fare i massimi gains mantenendo però invariate le nostre abilità di recupero. In pratica dobbiamo trovare il nostro maximum recoverable volume. In pratica Dr. Mike Israel ci dà delle linee guida da seguire e da mettere in pratica. Avendo lavorato con centinaia di persone e rilasciato diversi studi, ha provato in pratica diverse dosi di volume e riassume il tutto nei suoi volume landmarks sul suo sito Renaissance Periodization. Prima di tutto esiste un minimo di volume per mantenere la massa che abbiamo già costruito. Questa soglia si chiama Maintaining Volume, volume minimo che dobbiamo fare per mantenere i nostri muscoli, MV. Aumentando il volume si arriva al Minimum Effort Volume, MEV, ovvero il minimo volume che dobbiamo fare per stimolare almeno un pochino l'ipertrofia muscolare. Se il volume aumenta, entriamo nella fase di Maximum Adaptive Volume, MAV. Questo è il volume raccomandato per crescere al massimo e per non intaccare il recupero. Equivale praticamente al volume ottimale che ci diceva Dr. Brad Schoenfeld. Se il volume aumenta ancora, arriviamo al Maximum Recoverable Volume, MRV. Questa è la soglia massima di volume che non intacca il recupero. Se ci spingiamo ancora di più col volume, entriamo nella fase di overtraining. Il volume è troppo alto e di conseguenza iniziamo a diminuire l'ipertrofia muscolare. Fin qui tutto ok. In pratica allora, che cosa dobbiamo fare? Quanti set devo fare per far crescere le mie braccia e il mio petto, la mia schiena? Ecco che te lo dico. Per le braccia il maintaining volume è di 8 set a settimana. Il minimum effort volume è di 10 set a settimana.
Il Max Adaptive Volume è di 12-20 set a settimana. Il Max è di oltre 22 set a settimana. Per la schiena invece, il Maintaining Volume è di 8 set a settimana. Il Minimum Effort Volume è di 10 set a settimana. Il Max Adaptive Volume è di 14-22 set a settimana. Il Max è di oltre 25 set a settimana. Per i bicipiti, il Maintaining Volume è di 4 a 6 set a settimana. Il Minimum Effort Volume è di 8 set a settimana. Il Maximum Adaptive Volume è di 14-20 set a settimana. Il Max è di oltre 26 set a settimana. Per i tricipiti, il Maintaining Volume è di 4 set a settimana. Il Minimum Effort Volume è di 6 set a settimana. Il Max Adaptive Volume è di 10-14 set a settimana. Il Max è di oltre 18 set a settimana. Per i deltoidi laterali, il Maintaining Volume è di 0 set a settimana. Anche il Minimum Effort invece è di 8-7 a settimana. Il Max Adaptive Volume è di 16-22 set a settimana. Il Max è di oltre 26 set a settimana. Per i deltoidi anteriori, il Maintaining Volume è di 0 set a settimana e anche il Minimum Effort Volume è di 0 set a settimana. Il Max Adaptive Volume è di 6-8 set a settimana, il Max è di oltre 12 set a settimana. Per i trapezi, il Maintaining Volume è di 0 set a settimana, il Minimum Effort Volume è di 0 set a settimana, il Max Adaptive Volume è di 12-20 set a settimana, il Max è di oltre 26 set a settimana. Per gli addominali, il Maintaining Volume è di 0 set a settimana, il Minimum Effort Volume è di 6 set a settimana, il Max Adaptive Volume è di 16-20 set a settimana, il Max è di oltre 25 set a settimana. Queste sono le raccomandazioni per il numero di set per ogni gruppo muscolare della parte superiore del corpo. Stiamo assumendo che sono set intensi, con carichi oltre il 60% del nostro massimale di una ripetizione, e su cui arrivate sempre 1, 2, 3 ripetizioni dal cedimento muscolare. Ovviamente ognuno di voi deve testare in pratica per 4 settimane minimo seguendo un certo volume. Se vedete che riuscite a recuperare, potete aumentare di un set dopo 4 settimane per vedere se riuscite comunque a recuperare con questo volume maggiore. Vi dico questo perché magari un principiante non ha bisogno di così tanto volume come un intermedio o come un lifter avanzato, perché non riuscirebbe a recuperare. Ognuno deve quindi integrare questa informazione che vi ho appena dato e modificarla a seconda del proprio livello, l'abilità di recupero o i vostri obiettivi. Ricordate di colpire un range di ripetizioni per ogni set dalle 4 alle 15 più ripetizioni per colpire sia le slow twitch che le fast twitch fibers. Volevo ringraziarvi a tutti per la visualizzazione, spero che vi sia piaciuto questo video. Come sempre vi ricordo che potete seguire me anche su Instagram, trovate il link in descrizione. Inoltre ho messo su il mio split attuale, quindi il programma che sto seguendo in questo momento, trovate tutto gratuitamente in descrizione e trovate anche i vari link per MyProtein e altre compagnie. Se volete supportare il canale, ovviamente lo sapete che vi ringrazio di cuore. Detto questo, penso di concludere il video qua. Ultima cosa, non andate adesso subito e sparate tutti al massimo volume che ci sia, perché molto probabilmente non riuscirete a recuperare. Ricordatevi che è molto importante periodizzare il volume. Che cosa vuol dire? Vuol dire ondulare, magari fare dei, ogni settimana aumentare di un set, metti. Poi dopo la quarta settimana fare un deload week, ovvero una settimana di scarico, e poi ricontinuare così, ovvero volete ondulare sia il carico che il volume. Se volete una cosa più specifica, un programma più dettagliato, specifico ai vostri obiettivi, potete ovviamente scrivermi un'email. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo, spero vi sia piaciuto e arriveranno altri video come questi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, vi apprezzo tantissimo, ci vediamo nel prossimo video.